Benvenuti a questa nuova puntata di Avanti Insieme, il format FIPSAS FIOPS in onda su Italian Fishing TV è dedicato generalmente al mondo della pesca sportiva, ma per questa puntata a un mondo sempre attinente all'acqua, agli ambienti acquatici, quello dell'apnea. In questa puntata ci recheremo a Trento e lo faremo in compagnia di un inviato, tra virgolette, d'eccezione, Massimo Rossi, consigliere federale FIPSAS e responsabile della comunicazione sempre della federazione. Sabato 12 novembre 2022 l'associazione Rane Nere di Trento ha infatti organizzato un meeting, un momento diciamo agonistico ma anche e soprattutto sociale per fare il punto su 20 anni di attività agonistica organizzata da questa associazione che ha formato veramente generazioni di atleti che hanno, come vedremo, conseguito anche risultati veramente straordinari. Questa puntata sarà anche l'occasione per fare il punto sull'attività agonistica in materia di subacquea promossa, organizzata, sostenuta dalla federazione e lo faremo con una serie di ospiti che andremo immediatamente ad incontrare insieme a Massimo Rossi. Partiamo dal presidente dell'associazione Rane Nere Sub di Trento, Mitja Tavčar. Sono con il presidente, che purtroppo per me, perché come dico sempre ho un'età, mi perdo sulle cose, ha un nome e cognome difficile, mi vuoi ricordare come ti chiami? Mitja Tavčar. Perfetto. Mitja, che così mi torna bene, perché Rane Nere? Il nome delle Rane Nere viene dalle origini diciamo del club. Il club è un club storico, nato nel 1967, per cui un bel po' di anni fa. Certo. E i fondatori, che erano dei subacquei, avevano tutta la loro attrezzatura, diciamo le mute che erano nere, le pinne, tutto era nero, non era di questi bei colori sgargianti che abbiamo oggi. E dunque il nome Rane, per il nuoto a rana con le pinne da... E da lì è diventato Rane Nere come nome, insomma. Poi abbiamo fatto il logo, poi abbiamo fatto l'immagine, insomma, comunque del club. Non fa una piega. Okay. Non fa una piega. Ascolta, ti ho preso appena uscito dalla piscina e il vestiario lo dimostra. Però è perché anche tu, nonostante presidente, nonostante hai organizzato, hai partecipato a questa giornata. Ci vuoi raccontare un po' il senso di questa giornata? Sì, allora il senso è un anniversario, no? Praticamente sono i 20 anni dall'inizio delle gare federali in Italia. Che sono nate proprio, cioè la prima gara federale in assoluto è stata fatta qui a Trento 20 anni fa, in questa stessa piscina, e da lì diciamo è partito anche un bel movimento, un notevole insomma movimento di atleti e di appassionati che continuano a praticare l'apnea a livello agonistico, che è una cosa insomma molto bella. E sono anche molto contento perché oggi sono venute veramente tantissime persone. Non è neanche una gara. Lo sottolineavo anch'io, pensando che è un sabato pomeriggio. Sì, esatto. Tanta gente che si è venuta a impegnare. Sì. Questo vuol dire che te, tu e chi prima di te e chi sta lavorando con te, il tuo consiglio, i tuoi collaboratori, vuol dire che stai lavorando bene. Perché se si riesce a coinvolgere così tanta gente, la gente non viene perché viene, ma viene perché c'è un qualcosa nelle preparazioni. Non voglio dire di simpatia, perché quella in queste cose qui non serve a niente. Serve un'organizzazione, serve una credibilità che sicuramente voi avete messo in campo e ripeto, lo dimostra la gente che avete messo in fila oggi qua in questa piscina. Quindi per questo non devo far altro che farvi, io ma tutti quelli che vedranno il filmato, farvi i complimenti, perché avete fatto una cosa che non è sicuramente facile organizzare. Ribadisco, un sabato pomeriggio, perché in qualsiasi altro giorno, una sera ci stava, ma sabato pomeriggio di solito si va alla COP, si va a fare la spesa con la famiglia, e quindi siete stati bravi. Tu che hai il termometro della situazione, cosa ti è arrivato da tutta questa gente? Ma io ho visto una grandissima passione, nel senso che vedo che le persone si sono mosse, magari
ho incontrato tante altre persone, di solito quando si va a fare delle gare, no? Ma lì c'è anche magari il podio, il premio, insomma le classifiche, cose così. Noi in realtà oggi abbiamo fatto una staffetta, per carità, con magari delle distanze per qualcuno impegnative, per qualcuno meno, e non c'è un vero podio, però sono venute tantissime persone a fare questa gara, questa staffetta, e sono venute magari da Torino, da Bologna, da Verona, da Venezia, veramente, insomma, e questo credo che testimoni una grande passione, insomma, di tutte queste persone nei confronti della disciplina. Uno quando parte pensa di dire ma chissà, poi invece togli il ma e togli il chissà, direi che è venuta fuori veramente una bella cosa. E quindi ti rifaccio i complimenti. Grazie. Ok, grazie. E andiamo ora ad incontrare Luca Tonelli, che è un componente del comitato di settore per le attività subacquee e il nuoto pinnato della federazione. Proseguiamo il nostro percorso in questo sabato pomeriggio che stiamo passando qui a Trento. Ho con me Luca Tonelli e qui voglio fare un preambolo. Con Luca sono tanti anni che ci conosciamo, perché con Luca siamo entrati, diciamo, in contatto nel Comitato Regionale dell'Emilia Romagna. Io sono stato messo come presidente, Luca era un consigliere e devo dire che da subito abbiamo cominciato a lavorare anche bene, quindi questo va riconosciuto sicuramente alla luce del sole. E poi è nata anche un'amicizia, perché quando si lavora bene e si trovano delle persone che hanno voglia di lavorare, nasce anche un'amicizia. Quindi sono contento di avere oggi Luca qui, perché vogliamo festeggiare questo evento organizzato dagli amici delle Rane Nere, appunto, di Trento. E Luca, parto da quello che dicevo precedentemente con uno dei tuoi soci. Vedere tanta gente in una piscina di sabato pomeriggio, che di solito il sabato viene dedicato a mogli, figli, parenti, amici, cinema, piuttosto che tanta gente che si è mossa per voler partecipare a questa cosa, vuol dire che il vostro settore è sicuramente un settore in positivo. Ma voglio lasciarlo dire a te, perché tu hai il polso della situazione. Vai Luca. Grazie Massimo, buonasera a tutti. Sì, effettivamente tanta gente che arriva da tante parti d'Italia, qui a Trento, e condivide una passione incredibile che è quella dell'apnea, e che da qualche anno è stata accomunata anche nello stesso settore del nuoto pinnato e appunto l'apnea all'interno della federazione, e che condivide un attrezzo tecnico che sono le pinne o la monopinna, e questo è una cosa molto importante. Devo dire che questi risultati si raggiungono grazie alla passione, grazie ai club, grazie al lavoro che fanno quotidianamente i nostri soci nelle varie piscine, grazie ai dirigenti come te che sanno creare delle squadre. Infatti il tuo preambolo mi ha fatto molto piacere, perché ho ripensato quel periodo dove, pur provenendo da due settori completamente diversi, perché la pesca e il pinnato effettivamente hanno poco dal punto di vista tecnico in comune, ma sono della grande famiglia della federazione, e però hai saputo creare una squadra. Questo credo che sia l'energia o gli spinaci come braccio di ferro che mandano avanti tante persone che oggi sono qua e che mi auguro possano anche aumentare in futuro, perché l'apnea è una disciplina in costante crescita e insomma gli auguriamo anche di poter arrivare a questo Guinness World Record, che stanno inseguendo 100 persone che fanno 100 metri in apnea, che non è proprio una roba che possono fare tutti. Io non so se, tornandomi a mettere il costume e le pinne, sarei in grado di fare 100, magari 99, dai. Ascolta Luca, volevo tornare anche su un risultato un po' importante che voi, anzi mi sono dimenticato in fase di presentazione di dire, che Luca è componente del comitato di settore, ovviamente dell'apnea e del pinnato, e quest'anno avete partecipato e avete vinto un numero importantissimo di medaglie, cosa che mi raccontava Carlo, il tuo presidente, per me è un compagno di Consiglio federale, che probabilmente sarà un risultato mai più raggiungibile, o perlomeno difficilmente raggiungibile. Allora, io sono un ex agonista, il mai più per me non esiste. Bisogna sempre provare a migliorarsi. È chiaro che il risultato di quest'anno
complice una serie di situazioni, i campionati in Italia che ci hanno permesso di poter portare più atleti e quindi di essere presenti in tantissime discipline, e un'evoluzione tecnica, voglia di fare sport dopo il Covid, dove ci hanno costretti su un salotto o stare chiuso nelle mura, questo ci ha sicuramente aiutato. E credo che il settore quest'anno abbia vissuto un momento di splendore importante. E no, io mi auguro invece che questo sia un punto di riferimento da battere per il futuro e che quei ragazzi che oggi hanno vinto tante medaglie, anche nelle categorie giovanili, possano diventare in futuro degli atleti assoluti che si possa migliorare. Ecco, io questo lo auguro davvero al settore. Guarda, e lavorerò per questo. Beh, di questo ne sono sicuro. E poi dicevo, io con l'ufficio stavo cominciando a fare i conti per le premiazioni che andremo a fare a fine gennaio e ho visto che quest'anno avete vinto tantissimo anche voi. Di solito era la pesca che ci portava molto su, adesso voi avete vinto molto, la pesca ha vinto molto, quest'anno premieremo, credo che abbiamo passato le 100 medaglie. Credo che il Pinnado sia intorno alle 60-70 sì. Medaglie internazionali, complice anche la FISU in Italia, il campionato mondiale di fondo di Open Water in lago a Viverone in Italia. Ecco, questi due campionati, facendo i conti con un bilancio che chiaramente ha dei limiti e che è giusto che sia anche così, che però ci deve consentire di riuscire a fare attività, ecco sì, sulle premiazioni credo che vi farà spendere qualche soldo in più a voi del Consiglio federale. ne sono convinto, ma noi ne siamo contenti di questo. Credo che Matteoli, il nostro presidente, li spenda ben volentieri. Assolutamente, vedete, il CONI è quella cosa che ci riconosce i risultati, quindi e bisogna dire che noi come federazione i risultati tutti gli anni ne portiamo veramente tanti, quest'anno ancora di più. Il presidente del CONI Malagò ce lo ha sempre riconosciuto e questo per noi credo sia un grande vanto di una federazione che oggi non è all'Olimpiadi con nessuna disciplina, ma che speriamo insomma anche questa cosa qua ci aiuti, non importa chi ci andrà, l'importante è entrare all'interno di quel mondo dei cinque cerchi. Guarda, e poi chiudiamo, mi leggo al discorso che hai detto di Giovanni Malagò, perché un giorno mi raccontava: quando firmo gli attestati, quando firmo i vostri, mi viene male alla mano, quindi vuol dire che sono veramente... Ma noi lavoreremo perché gli venga male alla mano, il gomito del tennista, il problema, insomma, lo vogliamo mandare dall'ortopedico, bonariamente, no, assolutamente. Grazie Luca. Grazie a voi. Massimo Rossi ora scambierà due chiacchiere con Michele Tomasi, che è il direttore tecnico della squadra nazionale di apnea outdoor della federazione. Michele Tomasi, io e te ci siamo conosciuti, è vero che ne hai fatti tanti, stavi preparando due record del mondo nel lago di Garda, che ovviamente hai ottenuto il risultato e poi ne hai ottenuti tanti altri, ma non voglio parlare io della tua carriera, raccontami un po' tu di chi è Michele Tomasi e un po' cosa ha fatto. So che hai fatto tante cose, le più importanti. Allora, le più importanti sono 3 mondiali vinti. Che non è poco. Svariati record mondiali, e, mi pare una 30 di titoli italiani e anche di record italiani. Però la cosa più importante è che 20 anni fa, esattamente fa, in questa piscina, siamo partiti con la prima gara organizzata dalle Rane Nere. E poi a fine stagione ho vinto già il primo titolo italiano assoluto. Quest'anno decadeva il ventennale, quindi c'era da pensare: ma perché non facciamo un qualcosa per festeggiare, ritrovarci con vecchi atleti e anche nuovi per festeggiare il nostro bello sport? Si vuole fare una festa, però dopo abbinare qualcosa in acqua, perché noi siamo gente acquatica. Assolutamente. Portare la gente in Trentino e non portarla comunque in acqua era dura per noi. Una gara era troppo seriosa, troppo magari impostata, e allora piano piano fra le varie ipotesi è venuto fuori l'ipotesi di 100% apnea, che è anche un bel nome perché noi siamo apnista al 100%. Quindi 100 prestazioni da 100 metri che vengono svolte in circa 3 ore e mezzo e dopo c'è la festa. Giustamente. Questo per proprio gratificare questi 20 anni, in questi 20 anni di agonisti ce ne sono passati tantissimi di commissari tecnici, tanti, l'apnea si è evoluta
enormemente. Calcoliamo che la prima selettiva qua con 130 metri si vinceva, 140-145 in pari campionati italiani, quindi erano misure, adesso stiamo parlando di misure stratosferiche, gli atleti della nazionale fanno misure veramente incredibili. Però il movimento è cresciuto tantissimo, dai pochi adepti che facevano trasferte di 600 km per fare una gara, adesso di selettivi di apnea in Italia ce ne sono per fortuna tante, agonissimi siamo qualche migliaio, il movimento è in continua crescita, quindi penso che il futuro per i prossimi 20 anni è abbastanza roseo. Guarda, pensando che in questo tipo di ambiente c'è gente dentro come te, bisogna essere ottimisti. Anzi, mi fai, come stai? Perché so che hai avuto dei problemi. Ho avuto dei problemi. Io attualmente sono commissario tecnico della nazionale. Dovevo andare ai mondiali a Kash in Turchia, che purtroppo non sono andato perché ai primi settembre mi sono fatto male al ginocchio, mi sono lesionato, cioè staccato completamente il crociato collaterale e lesionato il menisco. Ti sei fatto mancare niente? Non mi sono fatto mancare niente, è stato col windsurf. Mi sono fatto operare e speravo che dopo una settimana potevo comunque col tutore viaggiare. Dolori allucinanti, ho dovuto rinunciare con mio enorme dispiacere veramente, perché gli atleti è vero che erano in contatto continuo, perché adesso con le videochiamate ci si riesce a collegare, però non è la stessa cosa che essere lì, e soprattutto per me come commissario tecnico, cioè quando c'era la prestazione non potevo essere lì proprio a mettergli una mano sul corpo, dargli un po' di conforto di persona, e poi finiva la gara e non è che potevo subito parlarci, certo. Giustamente, perché loro hanno mille cose a che pensare, magari li sentivo 3-4 ore dopo. E è stata molto pesante da me, ho cercato comunque di, nel limite del possibile, di stargli vicino, ma non è sicuramente la stessa cosa. Comunque, come dicevo Michele, il fatto che ci sia gente come te dentro questo ambiente qui ci fa guardare a domani con un occhio in positivo. Speriamo che tu riesca a metterti a posto al 100% in modo che... Sicuramente, io ho fatto la prima operazione, mi hanno attaccato solo il collaterale, devo ancora aggiustare il menisco e il crociato, però conto a gennaio andare a sciare magari, vediamo. Io ci provo, faccio il massimo e ci provo. Hai cambiato le candele, è rimasto l'olio, le spazze di tei tergi e poi hai fatto tutto. No, ma dentro io sono giovane, quindi la grinta c'è sempre. Grazie Michele. Ciao a tutti. Andiamo ora ad incontrare Michele Russo, che è un atleta componente plurimedagliato della squadra della nazionale di nuoto pinnato della federazione. Tu sei nato agonisticamente nella scuola di Modena, diciamo così, esattamente. Con l'amico Luca Tonelli. Esattamente. E poi quest'anno ti sei spostato a Trento per motivi tuoi. Sì. E quindi oggi sei qui a questo evento, voglio ricordarlo ancora, cioè questo evento organizzato appunto dalle Rane Nere per ricordare i 20 anni della prima gara di apnea organizzata in Italia per la federazione. Però ecco, volevo sapere, Michele, visto che abbiamo un campione come te, perché insomma questo è uno che, come mi hai detto in fase di presentazione, lotta contro il cronometro, adesso fai lottare gli altri anche contro il cronometro, ma raccontamelo un po' tu, perché... Io praticamente da luglio di quest'anno ho deciso di smettere, diciamo, la mia carriera agonistica, più per questioni personali che per questioni legate, diciamo, a impegni di gare o altre. Ho deciso di passare dalla parte opposta del cronometro per trasmettere la passione che ho avuto io in tutti questi anni. Ormai sono 24 anni che faccio sia nuoto che nuoto pinnato a livello agonistico. E grazie anche a Luca che mi ha trasmesso la passione verso questo sport, ma soprattutto grazie anche ai suoi insegnamenti dall'altra parte del cronometro. Io vedevo la passione che trasmetteva a noi, sto cercando di trasmettere la stessa passione che lui ha trasmesso a me, ai ragazzi più giovani, e spero di riuscirci nel migliore dei modi. Ovviamente sono due cose diverse, perché dal punto di vista agonistico c'è sempre quella voglia di superarsi che ti porta ad andare avanti giorno dopo giorno, metro dopo metro. Dall'altra parte del cronometro è diverso, perché questa passione devi trasmettere a ragazzi molto giovani. Io infatti alleno qui a Gardolo, in questa piscina,
e ci sono ragazzi che vanno dai 10 ai 14 anni, quindi è già un'età molto critica di per sé, quindi è già difficile trasmettere la voglia che ho io a ragazzi così giovani. Però diciamo che ce la sto mettendo tutta. Ho la fortuna di avere sempre giorno dopo giorno l'appoggio di Luca, quindi qualora avessi bisogno riesco a chiamarlo, riesco a condividere anche allenamenti, dubbi, perplessità, perché essendo la prima esperienza è sempre molto difficile gestire alcune situazioni anche personali, perché molte volte l'agonismo ti porta a riversare nell'acqua e nei risultati anche situazioni esterne al mondo del nuoto. Quindi ce la sto mettendo tutta, vediamo e speriamo di riuscirci nel modo migliore. Noi ovviamente, grazie anche a Luca e grazie anche al presidente della SND, stiamo cercando di fare una collaborazione tra Swit in Modena e SND Nuotatori Trentini, in modo da creare una grande squadra che possa sviluppare sia in maniera ottimale il settore giovanile che il settore assoluto, dando quindi una prospettiva futura anche a quei ragazzi che si stanno approcciando per la prima volta al mondo del nuoto pinnato, certo. Che sembra un mondo, diciamo, nuovo, ma in realtà è qui nell'acqua da un sacco di anni, come anche l'apnea. Certo, ma guarda Michele, io ti dico questo, è un mondo che conosco pochissimo, per non dire niente, a parte appunto le amicizie che ho con Luca, sì. E con Elena, che è in Consiglio federale con me, quindi mi racconta delle sue esperienze e di queste esperienze. Però devo dire, sono arrivato qui a Trento, ho visto questo tipo di realtà, penso che dobbiate essere ottimisti, perché guardate il movimento che c'è, poi soprattutto la passione, esatto. Pensare che siamo di un sabato pomeriggio, che di solito si dedicano famiglie, figli, mogli, fidanzate, esatto. Piuttosto che tutta questa gente qui, siamo tutti qui a ricordare un evento di 20 anni fa, è solo positivo. Ma sì, sì, questo è anche merito ovviamente della federazione, che negli ultimi anni, ho iniziato a nuotare a livello agonistico con la nazionale giovanile, la prima nazionale giovanile l'ho fatta nel 2008 e dal 2008 ad oggi devo dire che la federazione si è impegnata moltissimo, infatti sono cresciuti in maniera esponenziale i tesserati per quanto riguarda il nuoto pinnato, ma penso anche per l'apnea e per tutte gli altri sport che abbraccia questa federazione, quindi penso che il complimento più grande vada a chi effettivamente non vediamo, perché per avere, diciamo, un bello spettacolo bisogna far sempre complimenti al lavoro che svolgono dietro le quinte. E se non si lavora bene dietro le quinte, lo spettacolo non potrà mai venire nel migliore dei modi. Sono perfettamente d'accordo. Io ho organizzato a livello di pesca, non di questi, diversi mondiali, e lo ricordavo anche nell'ultimo che abbiamo organizzato a Loreo non tanto tempo fa. Esattamente, ricordando anch'io quelli che sono di dietro, che non vede nessuno ma che lavorano tantissimo. Esatto. Quindi, i risultati sicuramente vengono anche grazie alle persone che lavorano per queste manifestazioni. Quindi il 90%, diciamo che facciamo il 70% merito dell'atleta, 10%, 15% dell'allenatore, ma il 15% va anche a tutto il resto della federazione, a tutte le altre persone che lavorano costantemente per far sì che tutta la stagione fili nel migliore dei modi, diciamo. Mi rimane una cosa da dirti, grazie e buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi, grazie. Ed infine incontriamo Elena Sacchetti, consigliera federale, nonché responsabile marketing della FIPSAS, ma anche componente sempre dell'associazione Rane Nere. Bene, siamo a bordo piscina a continuare le nostre chiacchierate, perché non sono interviste, sono chiacchierate che facciamo con chi ha avuto l'idea di mettere insieme questa giornata sicuramente importante, e come l'ho già presentata prima dico la mia compagna di banco, perché in Consiglio federale siamo di fianco io e Elena, quindi è la mia compagna di banco, tanto volentieri, come ho già avuto modo di dire si è integrata benissimo anche con l'ufficio con cui collaboriamo, immagine, comunicazione e marketing. E come ho già detto, e fammelo dire ancora perché ne sono convinto, è un branco di matti, ma lavoriamo bene e quindi mi fa piacere che ti sia integrata. Dopo come ti sei integrata lo decidi tu, che non mi interessa. Sarà però che sono parte del branco di matti, e lo dico con orgoglio. E allora va bene. Ascolta Elena, ti ho preso che sei appena uscita dalla piscina. Raccontaci un po' di questa giornata e raccontaci della tua società. Che una società che riesce a mettere in piedi una giornata così con tutta questa gente deve essere orgogliosa del risultato che ho ottenuto, ma dimmelo tu. Allora, le Rane Nere, come forse avete già avuto modo di, certo. di, di, di,
di dire, ecco, con il presidente. È una società che ha super giù, anzi con la precisione 55 anni di età. Però. Quindi abbiamo una vasta esperienza sia per la parte di apnea che per la parte di attività subacquea intesa con bombole. 50 anni in cui sono successe un sacco di cose, no? Quindi sono cambiate le tecnologie, è cambiata l'attrezzatura. Quello che è rimasto è un'unica passione che abbiamo per l'acqua e per vivere l'acqua sotto la superficie. E questo lo facciamo sia con le bombole, quindi insegnando ad andare sott'acqua per tutta la parte didattica ai ragazzi o anche alle persone di età più avanzata, per conoscere i laghi, perché abbiamo molti laghi, per conoscere i fondali, per conoscere proprio quello che è la flora subacquea, sia nella parte più diciamo spinta verso l'agonismo, che è l'apnea. Quindi in apnea abbiamo un'esperienza importante proprio perché qua presso le Rane Nere, su per giù 20 anni fa, un poco di più, si è creato un gruppetto di appassionati all'apnea che hanno dato vita proprio a quello che è l'agonismo. Certo, l'aspetto agonistico della cosa. Esatto, l'aspetto agonistico sia in Trentino che poi ovviamente un contributo importante anche a livello nazionale, proprio perché, come dicevo, siamo qua perché 20 anni fa è stata organizzata qua, in questa piscina, la prima gara. Quindi è un club che sia per la parte apnea che per la parte subacquea ha investito molto tempo, molta passione e ancora adesso, dopo 55 anni, diciamo che ci mette il cuore, ecco, in questo tipo di attività. Sì, esatto. 5 anni fa, per i 50 anni, abbiamo inoltre organizzato una mostra al Museo delle Scienze qui a Trento, per far conoscere la disciplina, no? Ed è stata una mostra che ha riscosso molto successo. Sì. Sai, quando riesci a portare delle curiosità, delle novità presentate nel modo giusto, ed è persone che hanno voglia di... Perché se hai voglia di raccontare quella che è la tua storia, poi trovi gente che ha voglia di ascoltarti. Però certo. Perché vedono il tuo... essere portato a raccontare queste cose, quindi sì. Sicuramente, te l'ho detto, io l'ho visto oggi, quando sono entrato ho visto tutta sta gente, sì. Il sabato pomeriggio. Ma esatto, ma l'idea di oggi era di fare una manifestazione, quindi non una gara, una manifestazione che fosse celebrativa e anche divulgativa, prima, certo. No? Perché come puoi vedere ci sono ragazzi giovani, persone più anziane, persone che hanno appena iniziato e persone che invece sono dei veterani, che sono dei campioni con medaglie mondiali. Quindi c'è una forte eterogeneità, certo, di persone che hanno partecipato, uomini, donne, c'è anche un ragazzo disabile. Quindi l'apnea è intesa in senso più lato, a 360 gradi, come un'attività per tutti, okay, dove la gioia di andare sott'acqua è il filo conduttore di tutto quanto. E infatti io mi leggo a quello che hai appena detto, perché quando mi hai detto, che mi hai raccontato in consiglio, che c'era questo tipo di iniziativa, io, come l'ho detto mille volte, insomma chi ci segue, insomma, mi conosce, io vengo dalla pesca e mi muovo nell'ambito della pesca. Perché oggi sono qua? Intanto perché sono curioso e quindi quando sento che sono delle cose che secondo me sono organizzate con un certo criterio e che hanno un senso, mi piace esserci per vedere. E poi perché mi hai dato lo spunto? Perché ho un cruccio in federazione, ma penso che lo dovremmo avere tutti. In Italia tutte le nostre società, le nostre sezioni provinciali, i comitati regionali organizzano tantissime attività. Non voglio dire come questa, perché non faccio paragoni. Ognuno organizza il meglio di se stesso, ci mancherebbe altro, certo, e non è una gara. Anzi, il nostro limite qual è? Che non ce lo raccontiamo. Che facciamo tante cose, ma nessuno sa che le facciamo. A Pavia, a Milano, a Messina, a Catania, vengono fatte cose che noi a Roma, chiamiamoci romani, non le sappiamo. Sì. In questo momento in federazione è stata creata proprio per le sezioni provinciali, i comitati regionali, una chat apposta, è appena passata la comunicazione, non ricordo male, 4-5 giorni fa, sì, e spero che possa avere un buon seguito, anzi che io e te e l'ufficio e tutti gli altri cominceremo a lavorarci su, perché questa ci possa dare la possibilità di avvicinarci ancora di più a quella che è la nostra base, perché ci possano raccontare queste cose qui. Esatto. Che queste noi oggi le abbiamo raccontate perché ci sei tu, sì, in consiglio con me, che sono curioso e di conseguenza... Tu mi hai messo la curiosità, io l'ho messa in campo e siamo qui a raccontarla. In quanti altri posti potremo andare? Non lo so, perché non posso sapere dove Oddio, si può andare. Speriamo molti, però da se ci danno la possibilità, in tanti magari. Sì, quindi sì, grazie Elena per l'opportunità, sia per oggi, perché veramente è una cosa che
esce dai miei canoni. E per il fatto appunto che siete un esempio, che spero sia seguito da tanti. Comunicare quello che si fa, che è fondamentale. Eh sì, sono d'accordo. Grazie a te Massimo per averci dato la possibilità di far conoscere, no, a un pubblico più ampio questa manifestazione. Assolutamente. Adesso non andate via perché io devo fare un terzo giro in acqua, quindi... Buon lavoro. Grazie mille. Grazie Elena. Grazie. Bene, si conclude qui anche questa puntata di Avanti Insieme, che abbiamo dedicato non alla pesca sportiva ma a un'attività molto importante come quella dell'apnea e del nuoto pinnato. L'abbiamo fatto partendo dall'esperienza d'eccellenza di una società come la Rane Nere Sub Trento, che dopo 20 anni ha celebrato con questa bella manifestazione una veramente intensa attività. Appuntamento quindi alla prossima puntata di Avanti Insieme, come sempre Avanti Insieme alla FIPSAS e alla FIOPS. Alla prossima!